Buongiorno a tutti Zuppini e Zuppine, benvenuti o ben ritrovati sul mio canale. Oggi video super speciale per due motivi. Il primo è che andremo a realizzare questo simpaticissimo pupazzino a forma di Alfred, uno dei miei cartoni animati preferiti di quando ero piccola. Io adoravo Alfred, non mi perdevo una puntata e tuttora ogni tanto metto la sigla del suo cartone perché mi mette un sacco di allegria e mi piace veramente tantissimo. Seconda cosa, questo video è in collaborazione con Lilletta Eli, un canale che io seguo da tantissimo tempo, che mi piace molto e penso che sia una ragazza veramente molto in gamba, che merita molti più iscritti di quelli che ha. Lei ci propone il video riassunto di questo cartone animato, quindi mi raccomando andatelo a vedere, vi lascio il link in descrizione oppure nella i in alto a destra, andate a vedere il suo canale perché ci offre sempre dei video riassunti, ci fa ricordare quando eravamo piccoline tutti i cartoni animati che ci sono piaciuti oppure anche le serie TV abbiamo rimosso dalla nostra mente per varie motivazioni, per esempio Sorellina e il Principe del Sogno, che io avevo rimosso, ma poi lei mi ha fatto ricordare cosa cavolo guardavi da ragazzina. E adesso non fatemi le snob, chi è che non ha guardato Sorellina e il Principe del Sogno? Spero che il tutorial vi piaccia, mi raccomando andate a vedere il canale di Lilletta, noi ci vediamo nel prossimo video, un bacio a tutti, ciao ciao! Prima di cominciare lo schema volevo farvi notare la differenza di spessore tra il filato giallo e il filato arancione. Il filato arancione è leggermente più spesso del filato giallo. Con il filato arancione avviamo 4 catenelle più una. Saltiamo 2 catenelle dall'uncinetto, quindi una, due, e lavoriamo sulla terza una maglia bassa. Una maglia bassa anche nella catenella a fianco. Ci rimane una catenella su cui lavorare e a questo punto realizziamo 3 maglie basse. Una maglia bassa nella catenella a fianco. Una maglia bassa nella catenella successiva. Arrivati alla fine realizziamo 2 maglie basse nella prima catenella di base. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima e abbiamo un totale di 10 maglie basse nel giro. Ricominciamo il giro realizzando una catenella che sostituirà la prima maglia bassa, più altre 3 maglie basse, una, due, tre. Nella maglia bassa successiva realizziamo 2 maglie basse nello stesso punto. Di nuovo
4 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e nella maglia bassa successiva realizziamo 2 maglie basse nello stesso punto. Siamo arrivati alla fine del giro e chiudiamo con una maglia bassissima. Totale di punti nel giro 12 e ripetiamo 12 maglie basse per i prossimi 2 giri. Terminati i 2 giri di 12 maglie basse, continuiamo lavorando 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Nella maglia bassa successiva realizziamo 2 maglie basse nello stesso punto e di nuovo 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 2 maglie basse nello stesso punto. Totale di punti nel giro 14. Ricominciamo il giro con 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realizziamo 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo 2 catenelle dall'uncinetto, 1 e 2, e nella terza andiamo a realizzare una maglia bassa. Adesso realizziamo una maglia bassa nello stesso punto della maglia bassa con sopra le 3 catenelle. Di nuovo 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 3 catenelle. Saltiamo 2 catenelle dall'uncinetto, 1 e 2, e nella terza realizziamo una maglia bassa. E adesso andiamo a realizzare una maglia bassa nello stesso punto della prima maglia bassa, quella con sopra le 3 catenelle. Maglia bassissima. E adesso possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Con il filato giallo avviamo 4 catenelle più 1, 1, 2, 3, 4 più 1, 5. Saltiamo 2 catenelle dall'uncinetto, quindi 1 e 2, e lavoriamo una maglia bassa nella terza catenella. Lavoriamo un'altra maglia bassa in quella successiva. Ci rimane una catenella su cui lavorare e in questa realizziamo 3 maglie basse. Continuiamo con 3 maglie basse, 1,
due. E 3 e adesso possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro.